Benvenuti nella cucina di bella.it. Oggi con me un grande chef. Grande. Stefano Tacconi. Buongiorno Stefano. Allora, oggi insieme facciamo un primo piatto. Sì. Gnocchi di zucca alla romana. Gli ingredienti sono semplicissimi. Abbiamo bisogno di un litro d'acqua per 250 grammi. Bravissimo. Cominciamo a metterla perché la dobbiamo portare ad ebollizione. Per portarla a ebollizione schiacciamo il pulsante, lo vedi? Andiamo a schiacciare questo e vai su questa. Guarda, la vedi la pentola che bolle? Adesso, senti, siamo in power, nel senso che è il massimo della potenza. Fra pochissimi secondi qui l'acqua va a ebollizione. Allora, un litro d'acqua e 250 grammi di semolino. Orientativamente siamo intorno ai 250 millilitri di purea di zucca. Poi del parmigiano, un po' di prezzemolo, sale, pepe, olio extravergine di oliva. QB. Bravissimo, bravissimo. Per ottenere la purea di zucca, prendete la zucca, la lavate, la asciugate con tutta la buccia, la mettete nel forno a 200 gradi, una ventina di minuti e si sarà ammorbidita la polpa, la grattate con un cucchiaio, se vogliamo avere proprio una purea così vellutata, la passiamo al setaccio. Appena l'acqua bolle, buttiamo giù un po' di sale, versiamo il semolino a pioggia. Questo è fondamentale. Allora, mentre tu mescoli pregevolmente, io ti posso aggiungere la purea, visto che faccio oggi, faccio la comina in cucina. Purea di zucca, buono, vai. Buono. Bene, bravissimo. Visto? Mettiamo un po' di parmigiano, un paio di cucchiai di parmigiano, un po', mettiamo tre, va? Un po' di prezzemolo. Allora, la versiamo in una placca da forno che è foderata con la carta da forno. La carta da forno io l'ho bagnata e strizzata, così è più facile dargli la forma. Ok. Andiamo a versarla. Quante cose si imparano nella vita. Andiamo a stenderlo con uno spessore uniforme. Volendo lo ricopriamo, lo mettiamo nel frigo, appena si intiepidisce un po' lo teniamo nel frigorifero, quindi questa è una cosa. Anche perché se no non riusciamo a farne neanche le formette, se è così. Bravo. Ecco qua, bravissimo. Vedi, allora, tiriamo fuori dal frigo, ecco qui, dopo una mezz'oretta, un'oretta. Quando è duro, quando lo sentite che è perfetto. Noi lo andiamo a, gli andiamo a dare la forma. Andiamo, eccolo qua, lo scaravoltiamo. Domani lo faccio a casa. Mettiamo un filo, un po' d'olio e come facevano le nonne con un bicchiere, o se avete il coppa pasta, tu ci avrai coppa pasta perché immagino che avrai, ecco qua, andiamo a però fare. Si possono fare anche più piccoli con il bicchiere più piccolo, no? Anche potete per, fare, cioè, si possono per risparmiare, fare, no? Capito? Si possono no, fare, io siamo in sei, devo farli più piccoli. Leggermente accavallate. Io direi che un po' di formaggio, un po' di prezzemolo, un filo di olio extravergine ancora, vai, mentre io mi pulisco le mani. Poi parmigiano e prezzemolo. Poi possiamo anche pensare di fare una versione un po' più ricca e insieme al parmigiano possiamo metterci del montaseo, del brie se ci piace, del taleggio, io adoro il taleggio. Un risotto col taleggio? Io faccio il risotto con qualsiasi cosa, con quello che trovo nel frigo io faccio il risotto. Bene, andiamo in forno, ci vorranno 10-15 minuti, andiamo proprio quando a gratinare. Quando sentite il profumo che esce vuol dire che è cotto. È pronto, bravo, il tempo di cottura non si sa, dipende sempre. Comunque quando è gratinato in effetti il profumo poi ci richiama all'attenzione in cucina. Mettiamo in forno, siamo intorno ai 200 gradi per... una quindicina di minuti, 15-20. Quindi quando fa quella bella crosticina, i nostri gnocchi sono pronti per essere portati in tavola. Mi raccomando, non buttate via niente. Senti l'odore? Siamo pronti, vai. Sono passati esattamente 10 minuti. Anche 15. Eccolo qua. Pronto, fragrante, profumato. Pronti? Per andare in tavola, hai promesso che lo fai e quando lo fai mi fai sapere com'è andata e come sei piaciuto ai tuoi bambini. Benissimo. Va bene? Lo faccio volentieri. Dopo ci riprovo. Al prossimo risotto se mi vuoi invitare. Nel frattempo, un saluto a tutti. Grazie Stefano. Ciao ragazzi, buonanotte.